Un nuovo appuntamento con cronache e commenti. Il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale riprende il format dopo la pausa estiva. Subito, come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che approfondiremo in questa puntata. ARPAT, via libera al bilancio di esercizio 2023. Nuovo nomenclatore tariffario nazionale per i fisioterapisti, proposta di risoluzione per rivedere i criteri. Piano regionale forestale, l'informativa della Giunta. Via libera maggioranza da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso al bilancio di esercizio per l'anno 2023 di ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. L'atto è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza, astenuto il Movimento 5 Stelle, contrari i gruppi di minoranza. Noi abbiamo votato contro il bilancio di ARPAT pur riconoscendo il miglioramento di alcuni parametri, come per esempio l'effettuazione di tutti i controlli previsti per le autorizzazioni integrate ambientali. Però rispetto ad altre ARPA regionali ancora c'è da migliorare molto, per esempio per le verifiche e i sopralluoghi. Abbiamo oltretutto presentato un ordine del giorno, sottoscritto anche poi dai colleghi del PD, che chiede alla Giunta di rilasciare all'agenzia anche gli oltre 800.000 euro dell'utile per tre progetti specifici, fra cui anche l'effettuazione delle autorizzazioni e dei controlli sulle antenne per il 5G, perché la recente modifica normativa regionale ha in qualche modo velocizzato i procedimenti di rilascio, ma ha aggravato naturalmente il lavoro di ARPAT. In questo senso, quindi, riteniamo opportuno finanziare questo servizio, ma naturalmente deve andare a vantaggio dei cittadini e dei comitati che in queste settimane ci hanno scritto chiedendo a gran voce di verificare l'impatto di queste tante antenne sul territorio, anche dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico. Noi abbiamo ritenuto opportuno sollecitare la Giunta su questo. Il bilancio di ARPAT, noi intanto abbiamo riscontrato i soliti limiti riguardanti intanto l'aspetto dei sopralluoghi, che per quanto riguarda quelli che sono sopralluoghi con presenza sul territorio, sono come dire limitati e hanno un incremento davvero limitato. Mentre invece è diverso per quanto riguarda i sopralluoghi a distanza, e questo per noi è negativo perché il senso di ARPAT è proprio quello invece della verifica diretta. La stessa cosa riguarda poi il personale, che continua ad essere un personale con un'età avanzata e che quindi limita questo aspetto che ho detto in precedenza. Ma poi soprattutto, e questo lo volevo segnalare, noi abbiamo svolto un lavoro di comparazione con le omologhe di ARPAT sia del Veneto che del Piemonte, che sono risultate oggettivamente migliori sotto il profilo dei numeri, sotto il profilo del personale, sotto il profilo ovviamente anche di quelli che sono gli interventi diretti sul territorio. E mi ha fatto piacere avere riscontro da parte di rappresentanti di ARPAT durante la commissione, che hanno riconosciuto non solo che quello che stavo dicendo è corretto, ma che Veneto e Piemonte sono un punto di riferimento per la stessa ARPAT toscana, e guardano a quelle agenzie come un punto di riferimento per ottenere risultati migliorativi. La dicitura di refertazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, con particolare riferimento alla figura del fisioterapista, è al centro della proposta di risoluzione elaborata dalla Commissione Sanità, su cui il Consiglio regionale ha espresso voto favorevole all'unanimità. Ad illustrarla il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, che ha spiegato come l'atto sia seguito a un'audizione dell'Ordine dei Fisioterapisti della Toscana. Ma noi abbiamo fatto come commissione un'audizione dell'Ordine dei Fisioterapisti Toscani, e in quella sede, tra le varie questioni affrontate, è emersa una preoccupazione specifica rispetto al nuovo nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale lo scorso anno, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Qual è la preoccupazione? Il fatto è che da noi ormai da 20 anni, dal riconoscimento della professione del fisioterapista, come professionalità con la propria competenza specifica e con la possibilità di fare valutazioni funzionali per l'elaborazione dei piani di riabilitazione sulle patologie più semplici, meno complesse. Per quelle più complesse ovviamente ci si affida a un pool di professionisti.
Quindi in Toscana da 20 anni funziona per cui, in maniera tale per cui per quelle più gravi ci vuole la visita fisiatrica, ma per i casi più semplici, che sono la maggioranza, il medico attiva il percorso di fisioterapia. Dopodiché è il fisioterapista che nell'ambito di un pacchetto di prestazioni sceglie e decide sulla base di una valutazione funzionale qual è la prestazione specifica da fare ad ogni singola persona. Con la modifica del nomenclatore tariffario c'è una formulazione per la quale si richiederebbe sempre, se passa a questa maniera e se non viene modificato, una visita fisiatrica. Quindi ogni cittadino non potrebbe più accedere direttamente alla prestazione di fisioterapia, ma prima dovrebbe avere una prescrizione per una visita fisiatrica, dopo il fisiatra prescrive la singola prestazione di fisioterapia che viene passata al fisioterapista. Quindi da una parte c'è una mortificazione di una professione che è quella dei fisioterapisti, dall'altra per i cittadini ci sarebbe una grande complicazione rispetto a un percorso che ormai è conosciuto e funziona da 20 anni, è agevole e funziona davvero. Evitare dei doppioni burocratici che creano ulteriori orpelli a una sanità già in crisi e conseguentemente determinerebbe un doppio percorso per poter fare delle terapie. Poi, sentiti in commissione gli specialisti del settore, è ovvio che proprio perché la sanità in qualche modo è deficitaria di operatori del settore, è bene che chi ha delle valenze in determinati settori possa esplicitarne le proprie competenze. Voglio dire, io sono un medico, io sarei abilitato a operare a cuore aperto, ma non mi ci metto nemmeno, no? Ovviamente. Per questo il medico deve poter demandare a specialisti di settore, quindi di nicchia, quelle competenze che invece potrebbero essere arrogate a lui, ma che non è giusto che sia così. Un atto di buon senso che dà una risposta iniziale a quello che i fisioterapisti chiedono, la loro professionalità, la loro capacità di distinguere anche la capacità di intervento a seguito di una prescrizione medica è ormai un dato riconosciuto, cioè un livello di professionalità, di conoscenza delle proprie attività che va valorizzata, e quindi è evidente che chiediamo anche rispetto alle nuove attività di nomenclatura avvenuta a livello nazionale di rivedere il tutto, di non essere subalterni esclusivamente a delle prescrizioni, ma di lasciare dei campi di autonomia rispetto al livello di anche gravità, per capirsi, rispetto agli interventi che vengono fatti. Una professione sanitaria che è cresciuta, che ha una propria organizzazione, che è radicata, che ha sviluppato competenze e soprattutto grandi professionalità. Quindi era opportuno e doveroso far vedere che il Consiglio regionale era al fianco della professione. È stata illustrata in aula dall'assessore regionale all'agroalimentare Stefania Saccardi l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale, un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità. L'assessore ha ricordato che le risorse regionali che avremo disponibili sulla nuova programmazione ammontano a circa 100 milioni di euro. Il PRS 2021-2025 prevede l'avvio della procedura per l'elaborazione nel corso della legislatura del piano forestale regionale. Le criticità sono soprattutto quelle di una fortissima contraddizione fra le premesse, che sono anche ormai banali, e la completa mancanza di una individuazione di strategie concrete su che cosa vuole fare l'assessore. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente mi ha visto in sintonia su alcuni punti.
Tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. È evidente che ci sono delle lacune da colmare. In questi anni abbiamo costantemente criticato la giunta Giani per i ritardi nella programmazione. Oggi è arrivato in aula il piano regionale forestale. Del resto il PRAF, il piano regionale agricolo e forestale, era ormai scaduto da tempo. Per la parte agricola c'era stato un aggiornamento, ora arriva l'aggiornamento per le foreste. Dico molto chiaramente che mi sembra un documento che rifletta lo stato attuale della maggioranza di centro-sinistra, probabilmente anticipa quello che sarà l'allargamento al campo più esteso, che vede anche il Movimento 5 Stelle. In effetti ci sono delle oggettive difficoltà a trovare una amalgama tra di loro, perché su questo argomento ci sono posizioni estremamente diverse dal centro-sinistra attuale ai 5 Stelle. In particolare la consigliera Noferi si è veramente messa sulla strada di una ideologizzazione, di una strumentalizzazione della vicenda che l'ha fatta addirittura criticare alcuni, se non la maggioranza, degli attuali boscaioli per come gestiscono il bosco. E io questo non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché conosco molto bene la categoria, conosco l'attenzione che i boscaioli mettono nella gestione del bosco. Noi dobbiamo essere vicini ai boscaioli, dobbiamo essere d'aiuto noi istituzioni e dobbiamo riflettere su come poter consentire la continuità nella gestione delle foreste, perché molti giovani non continuano più l'attività dei genitori e c'era un importante patrimonio di conoscenze che veniva trasmesso ai giovani. L'imboschimento eccessivo ci preoccupa. Ci preoccupa per tutte le conseguenze che sono evidenti a tutti, l'eccessivo numero di ungulati in particolare, ma anche la questione dei predatori che ci allarma. Dobbiamo trovare il modo di diminuire la burocrazia e far sì che l'attività forestale possa di nuovo diventare un'attività remunerativa. Anche nella nostra provincia il patrimonio forestale è importante. La riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco. E per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze nel comune di Pescia, nel comune di San Marcello Piteglio, di consorsi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorsi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Noi pensiamo che bisogna andare in questa direzione, ma soprattutto sui consorsi tra i proprietari dei fondi dobbiamo dare una sterzata in avanti, perché è un problema molto rilevante anche sulla montagna pistoiese, che impedisce una cura del patrimonio boschivo, che è la prima prevenzione per gli incendi e per le frane. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente,
delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Il piano forestale regionale è una sfida importante per questa parte finale di legislatura, perché è vero l'esatto contrario di quello che si pensa. La superficie boschiva in Toscana dal dopoguerra a oggi è aumentata di oltre il 50%. Questo aumento smisurato dei boschi è un aumento che ha delle conseguenze drammatiche, per certi versi devastanti. Tanto per cominciare, le specie che aumentano sono le specie infestanti, che distruggono le altre specie. I castagni spariranno in Toscana perché l'acacia sta prendendo il sopravvento alla stessa quota. L'aumento sconsiderato del bosco porta alla distruzione della biodiversità. Ormai il bosco è arrivato quasi sui crinali, e non per il cambiamento climatico, oppure non soltanto per il cambiamento climatico, soprattutto per l'assenza di greggi, di pastorizia in montagna, e questo distrugge i prodotti del sottobosco da una parte, dall'altra appunto quelli che erano le mirtillaie e tutte le varie specie autoctone che ci hanno appunto reso famosi nel mondo. Noi dobbiamo avere la forza di curare il bosco, di sostenere quelle imprese, le imprese boschive che lavorano nei boschi, di ringraziare quelle ragazze e quei ragazzi, anche tante donne che ancora oggi hanno voglia di lavorare nelle imprese boschive dei nostri boschi. Sono loro i custodi della montagna, non certo chi dai salotti fiorentini vorrebbe spiegare a chi vive in montagna come si fa a curare la montagna. Noi dobbiamo sostenere quelle aziende, soprattutto abbassando il carico di carte, il carico burocratico, il carico di scartoffie a cui sono quotidianamente, settimanalmente sottoposti per poter fare il proprio lavoro, e dirgli grazie. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.